Ciao a tutti ragazzi, benvenuti sul mio canale, io sono Paul Clair, oggi sono qui al ristorantino e vi faccio vedere come fare un piatto semplice ma altrettanto esplosivamente gustoso, e cioè la pancetta di maiale cotta al forno. Io oggi la farò con miele e aceto balsamico. Questo è un pezzo di pancetta che abbiamo preso. Se avete un cannellino tipo questo con la fiammella per bruciare un po' i peli in superficie, così, se no lo fate sulla vostra cucina dove avete i fuochi, glielo passate sopra. Dopo l'importante è grattare un po' con il coltello e sciacquarlo sotto l'acqua. Adesso facciamo questo lavoro. Questo pezzo che abbiamo scelto ha questa bavetta qui laterale, che però io gliela lascio, perché tanto cosa facciamo? La buttiamo, la lascio qui piegata così, si formerà un bel cicciolino gigante e ce lo mangeremo. Allora, la prima cosa che dobbiamo fare, l'abbiamo sciacquato, l'abbiamo rasato dal pelo, l'abbiamo lavato, adesso dobbiamo fare tipo dei rombi sulla pelle, così. Ok? Dei tagli di, diciamo, quasi un centimetro. Anche qui sui capezzolini, poi giriamo il pezzo e lo facciamo da questa parte così. Uno. Ok, e così abbiamo fatto dei rombi sopra la pelle. Adesso cosa facciamo? Gli mettiamo un po' di sale su tutto. Da una parte e dall'altra. Così. Poi mettiamo pepe. Bella grattata di pepe. Ci vuole olio di gomito. Ok, mettiamo il pepe anche da questa parte. Ok, poi prendiamo del rosmarino. Che mettiamo bene, dopo lo spalmeremo per bene. Poi io gli metto un po' di miele sopra, miele a cascata, così. Poi ne mettiamo un pochettino di salsa di aceto balsamico, ma non troppa. Un po' di aglio in polvere. E poi massaggiamo. Facciamo entrare bene dentro tutto il condimento, dentro nei tagli. Facciamo anche dall'altra parte, aceto balsamico, crema, un po' di aglio in polvere, miele e massaggiamo. Adesso che abbiamo massaggiato, questo qui lo mettiamo dentro una bacinella e lo lasciamo marinare in frigorifero per 4 ore. Allora, il pezzo di carne ha marinato, la pancetta. Adesso mettiamo un goccino d'olio in questa pirofila di
alluminio e all'inizio mettiamo il maiale con la pelle verso il basso, così. Andiamo a metterlo in forno a 190 gradi per una quarantina di minuti. Abbiamo messo a 190 gradi preriscaldato il forno per 40 minuti. Adesso apriamo il forno e lo mettiamo dentro. Abbiamo tirato fuori il pezzo perché sono passati 40 minuti. Adesso lo giriamo dalla parte della pelle verso l'alto. La pelle. Questo ha preso un po' il colore nero, naturalmente, perché c'è dentro l'aceto balsamico in crema, non è perché è bruciato. Adesso lo facciamo cuocere ancora per 50 minuti, fino a che la pelle diventa bella croccante. Quindi in forno e ci vediamo dopo. Allora, intanto mettiamo 40 minuti la seconda andata, poi lo controlleremo a 200 gradi. Lo mettiamo dentro. La cottura è avvenuta, devo fare una rettifica però, perché praticamente la prima volta l'abbiamo messo in forno a 190 gradi per 40 minuti con la pelle verso il basso. La seconda volta non sono a 200 gradi, ma sono 140-150 gradi quasi per un'oretta. Adesso voi vedete il colore così scuro che sembra bruciato, ma non è assolutamente bruciato. Quella è la caramellizzazione che ha fatto il miele e la crema d'aceto balsamico. Mamma mia, parla da solo, ragazzi. Adesso lo proviamo a assaggiare. Allora, prova assaggio. Dal colore addirittura sembra quasi il brisket. Tagliamo un pezzettino qua. Guardate dentro. Scusate, lo prendo con le mani, ma perché volevo far vedere questo pezzo. Guardate dentro l'umidità che scende, guarda, top. Adesso ne assaggiamo un pezzettino così per toglierci lo sfizio. Esplosivo come al solito. Ricordatevi una cosa, che se gli esseri umani fossero un po' più buoni, almeno come i maiali, risolveremmo il problema della fame nel mondo. Spero che la ricetta vi sia piaciuta, sia di vostro gradimento. Fatemi sapere nei commenti se l'avete provata a fare, come vi è uscita, se vi è piaciuta, se non vi è piaciuta. E vi aspetto qua al mio ristorante a Milano, al Noblesse Oblige, per farvi provare i miei manicaretti e per fare un po' due chiacchiere con voi, visto che in questo periodo sono anche in sala, quindi possiamo fare anche due chiacchiere. Un salutone dal vostro Paul Clerc e come sempre alla grande, ciao. Guardate qua che bocconcino d'amore, mamma mia. Meglio del sesso. Caro Paolone, la bestia è stata scaldata, lo vedi? Allora, profumo smoked. Cosa gli hai fatto qua? Gli hai fatto una marinatura incredibile, guarda. Mi è l'acquolina in bocca, ho già mangiato una bella pizzetta, ti dico. Quindi la prendo proprio succulenta. Qua. Mia, guarda che roba, guarda. Mamma mia. Questa bisognerebbe mangiarla così, guarda, con le mani. Ragazzi, cose così solo al Noblesse Oblige. Grazie. Viva il Noblesse.